Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, è giovedì, oggi sto a casa, anche domani e dopodomani ancora, perché lunedì ho l'esame alla scuola di specializzazione e mi sta un po' salendo l'ansietta, quindi in questi giorni sto a casa così metto a posto le ultime cosine. Allora, volevo farvi vedere un attimo l'outfit, perché? Perché praticamente è un outfit che voi potete trovare ancora all'Eurospin. Infatti volevo farvi subito il video appena tornata, il giorno che l'ho comprato, però poi non ho avuto tempo e quindi ve lo faccio vedere adesso. Allora, l'outfit è questo. Allora, è un pantalone della tuta in pile. È caldissimo, cioè io sono freddolosissima, quindi questo pantalone è perfetto, ha le tasche, un pantalone in pile semplicissimo, senza fronzoli, e l'ho pagato solamente 6,90 euro o 7,60 euro, comunque poco. Invece il sopra è praticamente una felpa, questa in realtà è da maschio, questa è una L e mi sta larga sulle braccia, nel senso che è giusto perché comunque è una taglia da uomo, però sopra, la parte sopra è perfetta, quindi non credo che a Samuele entri e quindi la metto io, cioè l'avevo presa per entrambi perché noi spesso ci scambiamo soprattutto le felpe, cioè nel senso che io prendo le sue perché io voglio le felpe da uomo, praticamente mi piacciono di più, ci sto più comoda. Questa mi piaceva tantissimo perché ha questo effetto tipo jeans, molto molto carino, che sta bene un po' con tutto, anche perché i laccetti qui sono neri, quindi e anche il dentro del cappuccio comunque è nero, quindi sta bene con tutto. E appunto li ho abbinati a questi pantaloni di pile. Questa mi pare che venisse intorno ai 14 euro e qualcosa. Poi c'erano anche questi leggings. Allora, questi sono dei leggings con effetto jeans. Questi però ho preso una taglia in più della mia perché ho preso LXL in realtà, piuttosto che L, perché ho un precedente di quest'estate con un paio di shorts che ho preso la mia taglia e che non mi stavano, quindi ho voluto essere più previdente, ecco, e ho preso una taglia leggermente più grande. Sono dei semplici leggings, li ho utilizzati, allora sono caldissimi anche questi. Vedete LXL, sono caldissimi. Questi invece venivano 9,99 euro. E penso che, visto che mi ci trovo tanto bene, visto che andrò a fare la spesa sicuramente, me ne prenderò un altro paio perché sono super comodi. Aspettiamo che escono da scuola. Allora, sono tornata a casa, ho finito di fare tutti i giri, ho preso i bimbi, come potete sentire dal casino che c'è di là, e adesso preparo il pranzo. Molto probabilmente farò la pasta con la Philadelphia al salmone. Dov'è? Eccola. La pasta con la Philadelphia al salmone, che almeno è già praticamente pronto il sugo, poi forse un po' di prosciutto, visto che ho preso il prosciutto, la mortadella. E niente, ho praticamente fatto tutto, si è prosciugato il portafoglio stamattina perché c'avevo delle cose da pagare e quindi sono andata un po' a pagare tutte le cose e sinceramente nel giro di mezz'ora mi sono partiti in centinaia di euro tra una cosa e un'altra, quindi ho preso delle foto, delle foto di un servizio fotografico, tra virgolette, che avevamo fatto quest'estate, avevo fatto anche un vlog a riguardo, e ho preso gli ingrandimenti, quindi adesso sono un po' in fase di decidere dove metterli, e infatti voglio mettere un po' di foto nostre dentro casa, le foto di tutti i cugini, quindi di Aurora, Alessandro con i loro cugini, che sono sei, no, uno, due, tre, 4 e 6 con loro 2, sono 4 più 6 con loro 2 e ho una foto, ho fatto stampare una foto proprio con tutti i cugini insieme e quindi voglio metterla qui a casa. Poi ho fatto fare degli ingrandimenti nostri, eccetera. E poi
che altro raccontarvi? Non lo so, che altro vi posso raccontare? I bimbi sono tornati da scuola, ho preso quello. Domani è il Black Friday, ma non credo che comprerò nulla. Devo comprarmi assolutamente un'agenda del 2018. E poi c'ho le labbra martoriate, portate pazienza, ma qui la tramontana mi ha ucciso. E non lo so più, non so più. Ho preso quello, ho preso le foto. Mi sa che non c'è nient'altro da dirvi. Oggi Aurora andrà a danza e quindi porterò lei a danza oggi pomeriggio. Niente, tutto qua. Ah, stavo guardando il telegiornale 5 minuti fa e c'era la notizia che hanno praticamente arrestato altre maestre dentro gli asili che maltrattavano i bambini. Cioè, io quando sento queste cose mi vengono i brividi perché non riesco a capire come si faccia a menare un bambino, visto e considerato che il bambino non si può difendere. Io spero che non mi capiti mai, né all'asilo, né alle elementari, né alle medie, né al liceo, né che gli succeda qualcosa come si sente in giro, che vengono stuprate, robe del genere. Spero che non mi succeda mai, perché se no vado in galera io, perché penso che compirò un omicidio. Quindi è meglio che alcune cose non mi capitino mai. Queste sono le cose che proprio penso che a nessuno penso che piacciono cose del genere. Poi quando si tratta di bambini io rabbrividisco. Eccolo qua. Di un po', che cosa hai fatto a scuola? Ha giocato. Lui gioca sempre a scuola, poi viene messo in punizione. Canta le canzoni ma non le riconosce. Quest'altra sembra che è scappata adesso dal letto. Guarda che capelli, amore mio. Che cos'è quella? Ah, ecco, questo è il premio che ha preso l'altro giorno. La Barbie con l'unicorno. Stiamo diventando. E lui ha preso la macchinina. Sì, perché noi stiamo diventando patite di unicorni, vero? Vero. E quell'altro invece è un patito delle macchine, quindi ognuno il suo. Ok, allora ci E allora ci vediamo, ciao. Chi è? E lui ha preso, ecco, la macchina che è andata in terra, giustamente. Una bella Ferrari. Eh sì, ma glielo dici, vieni un po' qui. Glielo dici che conosci quasi tutte le marche delle macchine? Sì. Che lui quando andiamo in giro e vede una macchina riconosce il simbolo e ci dice che marca è della macchina, vero? E ha una collezione di macchine notevole. Invece tu che dicevi, amore mio? Lei è la principessa, adesso io ho preso il periodo della principessa. Periodo. Bene, io conosco tutte le principesse come Cenerentola, Belle, la principessa Ranocchio, la principessa Aurora e la principessa Biancaneve. Perfetto, grazie. Adesso, Ciao! ciao, adesso sono tutti al corrente, andate a giocare di là. Ciao, vi preparo il pranzo. Sì, sono le foto, lasciale stare che poi le devo mettere a posto. È certo che so belle, siete voi. Vedi? Ma come no? Bravo, sei quello lì. Sei tu. Vai a giocare. Ciao!
Eccolo il gattone, mamma mia, questo gattone che vuole le coccoline. Coccoline. Pensavate che non c'era più lui e invece c'è. E va a mangiare. È diventato un... Questo è il reparto cane e gatto praticamente, vedete? È arrivato il momento del rilassamento. Non posso più nel divano. No. Momento relax nel divano. Voglio dormire. Buondì. Come fare felice il marito? Babbo, compragli i buondì al cioccolato. Buondì. Partecipa al concorso della stampante, portatile. Il buondì al cioccolato. Buondì. Basta. È abbastanza pagliaccio ora. Cioè, ora sta mettendo la sua scorta lì. Ci abbiamo anche altre merendine. Tutte lì dentro. Queste sono tutte le merendine al cioccolato. Sì, quelle che io resisto e cerco di mangiare solo a colazione. Perché almeno a colazione sono smaltibili, invece se ci fai merenda, hai visto, dopo tutto l'allenamento che uno cerca di fare. Vabbè, sei contento che ti ho preso quanti, i bondi? Quanti? Sì. Allora, siamo a casa, sono le 8 passate, ho una fame che muoio e infatti ho messo su nel forno la focaccia. Perché qui c'è praticamente una pizzeria che conosciamo i proprietari che ci danno la pizza. Eccolo che arriva. Eccolo. Casberg. Buonasera. Sì, c'ho Casberg. Era la mia questa. È veramente vinta al pub a Roma insieme a quella dell'Heineken. Come del minimo. del coso. Come minimo era col suo ex. No, ero con i miei ex amici. Sempre ex, so. Che c'è messo? E niente, avendo fame... Che ci ha messo nella pizza? Come messo? Ragazzi, mi dite che ci ha messo nella pizza? Io vedo il rosmarino, vedo l'olio. Sale grosso? No, ho messo il sesamo. Ma ho visto qualcosa di strano. Vabbè, insomma, io ho fame perlomeno, quindi adesso momento. Io ho fame. Momento birretta, sì. Perché prima di cena una birretta. Giustamente c'è uno tutta, si è allenato, ha lavorato tutto il giorno, è giusto che alla sera. No, ma soprattutto uno si è allenato e con cosa gli vuoi far fare merenda? Col buondì al cioccolato. Col buondì che avete visto un secondo fa, praticamente, perché nel frattempo sono passate 3 ore. Sì, sono passate 3 ore. Abbiamo anche i fagioli cotti da sua mamma. Quelli della terra mia. Sua. Ci abbiamo le uova da fare, perché faremo le uova della gallina sua. Allo della stato terra brado. Sua, allo stato brado, che l'ha fatta 10. Da testare. Ci stanno, secondo me ci stanno gli animalisti che secondo me ci menano. Domani sera mangiamo il coniglio mio. Ecco. Sto scherzando. No, dai, che sennò veramente ci avremo gli haters, animalisti haters ci abbiamo, sennò. Vabbè. Questa è la pizza. Ecco. Guardate lui. Che cos'è. Ecco l'ovette. Le uova della gallina sua. Della sì, terra ma non trovo... sua. Che non si sa più dov'è, è scappata. No, non si sa più dove fa l'uova. Non è scappata. Quella quando vede il cibo è sempre vicino ai miei piedi. Quando si dice il cibo bio, più bio di così. No, no, questa è una gallina che mangia praticamente erba. In giro per la campagna, libera, libera e felice. Lei libera e felice. Aveva un posto dove faceva queste qui. Guardate belle. Così vicini belle. Faceva queste qui, solo che io da inesperto l'ho levate tutte. A me sa che ho fatto una cavolata, perché se continuo a farle non so dove le fa.
di sicuro non le fa più lì. Io spero che non le fa per ora, perché se le fa e non le fa più lì, prima o poi vedremo i pulcini che girano. Belli pulcini! No, non può essere, non c'è il gallo, quindi niente pulcini. Niente pulcini. I pulcini, anche perché i pulcini che c'erano sono diventati polletti e sono stati mangiati. Non c'ho più spazio. Io mangio quello che madre natura mi dà, tutto quello che madre natura mi dà, tutto quello che madre natura mi dà, compresa la ciccia. Ok, va bene. Detto questo, ci avremo gli haters che ci, ci uccideranno. Di meno. Le facce. Vabbè. Buonanotte. 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 Saluto lento. Saluto veloce. Saluto veloce.